Cari fratelli e sorelle, amici in Cristo, un cordiale saluto a tutti voi. La grazia e la pace del Signore Gesù e la comunione dello Spirito Santo sia con ognuno di noi. Amen. Chi era Gesù per la storia? Lo storico Giuseppe Flavio, nel primo secolo d.C., scriveva per i Romani i vari trattati dei giudei, cioè raccontava quelli che erano le tradizioni dei giudei e in uno di questi trattati lui parla anche di Gesù e lui scrive: In questo tempo viveva un uomo saggio che si chiamava Gesù e la sua condotta era irreprensibile ed era conosciuto come un uomo virtuoso e molti fra i giudei e le altre nazioni divennero suoi discepoli. Pilato lo condannò ad essere crocifisso e morire e quelli che erano divenuti i suoi discepoli non abbandonarono la propria lealtà per lui. Essi raccontarono che egli era apparso loro 3 giorni dopo la sua crocifissione e che egli era vivo. Di conseguenza, essi credevano che egli fosse il Messia di cui i profeti avevano raccontato le meraviglie. Ecco che Giuseppe Flavio, lui fa una descrizione di Gesù e lo definisce come un uomo virtuoso. Infatti, se noi leggiamo nel Vangelo, noi troviamo la persona di Gesù come un uomo virtuoso che le proprie qualità, i propri pregi, le proprie doti, i propri talenti, lui li metteva al servizio del prossimo, perché questa è la virtù. Quando si parla di virtù, si parla di qualità, di pregi, di doti e di talenti. E questi talenti devono essere messi al servizio del prossimo. Gesù chiede ad ognuno di noi che le stesse virtù che lui ci trasmette, noi li possiamo mettere al servizio del nostro prossimo. Oggi vorrei parlare di una delle virtù che è la virtù delle virtù, cioè lo scrigno che contiene tutte le altre virtù, ossia la mansuetudine. Ecco, io quando parlo della mansuetudine la definisco lo scrigno delle virtù. Per quale motivo? Perché i sinonimi della mansuetudine sono altre virtù e sono bontà, benignità, gentilezza, onestà, rettitudine, sottomissione, dolcezza, mitezza, pazienza, umiltà. Ecco che tutte queste virtù sono contenute nella mansuetudine. Ecco perché è la virtù delle virtù. Ecco perché io la definisco lo scrigno contenente tutte le altre virtù. E qualcuno parlando della mansuetudine scrive: La mansuetudine non è una debolezza, essa è una virtù gloriosa che ha molti effetti e benefici di grande importanza per noi nel nostro servizio e nella relazione con il nostro prossimo. Ecco quanto è importante la mansuetudine per essere al servizio del prossimo. Perché? Perché non solo ci mette in relazione con gli altri, ma ci dà anche la pazienza e ci rende capaci di agire nel modo giusto in ogni genere di tribolazione e difficoltà. E subito qui mi viene in mente un personaggio che ha dimostrato di essere uno che della mansuetudine ne aveva fatto un po' la sua vita, e mi riferisco a Mosè. In Numeri al capitolo 12, al versetto 3, ecco che si dice che Mosè, l'uomo Mosè, non c'era sulla terra un uomo simile a lui con la stessa mansuetudine. E quante ne ha dovute sopportare Mosè? E Mosè, nella sua mansuetudine, non ha dimostrato debolezza, miei cari, ha dimostrato semplicemente la sua forza, perché quella mansuetudine gli è servita per avere pazienza, per avere bontà, per avere ogni necessità per riuscire a portare il popolo dove lui lo ha condotto fino all'entrata della terra di Canaan. Quindi vediamo quanto è importante la mansuetudine, questa virtù che, ripeto, è la virtù delle virtù. La mansuetudine non è qualcosa che viene dall'uomo, è una virtù che precede da Dio e
parlando di Gesù, i profeti, gli antichi, parlando di Gesù, ripeto, lui lo definivano il re della mansuetudine. In Matteo capitolo 21, al versetto 5, dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te mansueto, montato sopra un asino, un'asinella puledro d'asina. Come veniva Gesù? Come entrava Gesù come re, ma il re della mansuetudine? Questo veniva annunciato dai profeti riguardo alla persona di Gesù. E lo stesso Gesù, lui si definisce proprio l'autore della mansuetudine. In Matteo capitolo 11, versetto 29, un famoso versetto che molti di noi conoscono a memoria, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Perché? Perché io sono mansueto, umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Vedete come la mansuetudine e l'umiltà camminano assieme. E Gesù, lui è definito l'autore della mansuetudine e dell'umiltà. Quindi Cristo Gesù è la mansuetudine in persona. La mansuetudine che Gesù ha praticata. Vediamo un pochettino cosa ci presenta il Vangelo riguardo alla mansuetudine praticata da Gesù. Ad esempio, in Matteo al capitolo 12, al versetto 20, la sua mansuetudine gli permetteva di essere paziente con i deboli. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Ecco che la mansuetudine di Gesù gli permetteva di essere paziente con i deboli. Quanta pazienza ha dimostrato il nostro Signore Gesù. Quanta pazienza verso i giudei e verso anche i suoi discepoli. Continuamente Gesù ha dimostrato la sua pazienza, la sua mansuetudine. E ancora, quando si presenta Gesù, la donna adultera, che si sente amata da Gesù, si getta ai suoi piedi e incomincia a lavargli i piedi con le sue lacrime. Ecco che Gesù, con la sua mansuetudine, accoglie questa donna e non solo l'accoglie, la perdona e gli trasmette la pace. In Luca, al capitolo 7, al versetto dal 38 in poi, troviamo questo episodio. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. E gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. E Gesù disse alla donna, i tuoi peccati sono perdonati. Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata. Va in pace. Quindi vediamo la mansuetudine di Gesù, mentre gli altri trovavano disprezzo per quella donna, provavano il disprezzo. Gesù invece l'accoglie con molta pazienza, con molta umiltà, accoglie questa donna e gli perdona i peccati e gli trasmette la pace. Ecco la mansuetudine di Gesù, miei cari. Gesù che perdona e dà pace a coloro che vanno a lui. Ecco, ma non solo questo episodio, abbiamo tanti altri episodi che Gesù ci insegna attraverso la mansuetudine. Ad esempio, in Marco al capitolo 5, versetto 33, versetto 34, è scritto: ma la donna paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: figliuola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Qui troviamo una donna che da tanti anni soffriva di un male. Perdeva sangue, aveva delle emorragie, aveva speso tutti i suoi denari per poter guarire dal suo male con i medici, ma non avevano risolto il suo problema, anzi il problema era peggiorato. Sapendo che di lì c'è Gesù, allora ecco che questa donna di nascosto, che non vuole farsi notare, ma lei crede che solo toccando il vestito di Gesù lei sarebbe stata guarita, e così allunga la sua mano tra la folla e tocca Gesù. Gesù si ferma all'improvviso e chiede: chi mi ha toccato? Una domanda abbastanza
Curiosa, visto che i discepoli rimangono così e chiedono a Gesù: ma scusa, abbiamo tutta questa folla che ci circonda, ci stringe, quasi ci soffoca, che ci sta addosso e tu chiedi chi ti ha toccato. Ma Gesù non ascolta le parole dei discepoli. Gesù guarda tra la folla e invita col suo sguardo alla donna a venire avanti. E la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. E allora Gesù cosa fa? Figliuola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Marco capitolo 5, versetto 33 e versetto 34. Vediamo che Gesù nella sua mansuetudine incoraggia e guarisce chi cerca la guarigione. Gesù guarda ai motivi che spinsero la donna piuttosto che al suo modo di agire. Quindi Gesù voleva che quella donna facesse la sua testimonianza di fede e quindi col suo sguardo lui la invita a venire avanti e questa donna fa la sua confessione di fede. E che cosa riceve? Oltre alla guarigione, ha ricevuto che cosa? Anche la salvezza in Cristo Gesù. Quindi Gesù che nella sua mansuetudine, ripeto, incoraggia e guarisce a chiunque cerca in lui la guarigione. E ancora, in Giovanni al capitolo 20, versetto 24 in poi, anche nel rimproverare, Gesù con la sua mansuetudine lo fa con dolcezza. Ora, parlando di Tommaso, che viene definito l'incredulo dei discepoli. Dopo la sua resurrezione, Gesù compare ai dodici e in quell'occasione Tommaso non c'è. E allora Gesù si fa vedere dai discepoli e dopo va via. Nel frattempo arriva Tommaso e che cosa succede? Che i discepoli gli raccontano a Tommaso che era stato Gesù lì presente in mezzo a loro. E Tommaso cosa risponde? Ora, Tommaso detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ecco che Tommaso era incredulo, ma era sincero. E allora Gesù dice alla scrittura che dopo 10 giorni ricompare in mezzo ai discepoli, e questa volta c'è anche Tommaso. Ora Gesù, sapendo quello che Tommaso aveva detto precedentemente, ecco che si reca da Tommaso e gli fa vedere le sue mani, il segno dei chiodi. E gli dice: prendi la tua mano e mettila nel mio costato. E allora Tommaso a questo punto deve esclamare: Signor mio, Dio mio. E Gesù gli deve dire: perché tu hai creduto, hai visto, hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ma come glielo dice? Glielo dice con dolcezza. Rimprovera sì la sua incredulità, ma lo fa con dolcezza. Ecco, questa è la mansuetudine di Gesù, che riesce a correggere con dolcezza, con amore. E ancora, anche sulla correzione di Pietro. Pietro, quel discepolo che era sicuro che quando anche tutti avessero abbandonato Gesù, lui era pronto a morire per Gesù. E quando Pietro dice queste cose, lui era sincero. In Giovanni al capitolo 21, dal 15 al 17, dopo che purtroppo poi Pietro dovrà conoscere il vero Pietro nel momento della prova perché lo rinnega per 3 volte, Gesù in quel momento incrocia lo sguardo con Pietro e lo guarda con quella tenerezza, con quell'amore che Pietro deve scappare e incomincia a piangere. Dopo, in secondo momento, Gesù lo corregge e lo deve anche, ecco, rimettere in sesto, nel senso praticamente gli deve poi affidare il mandato. E allora la scrittura ci dice: quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E
Egli rispose: Sì, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: Sì, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: Pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta: Signore, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: Mi vuoi bene? Egli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: Pasci le mie pecore. Ecco che Pietro viene ristabilito. Pietro che non deve confidare in se stesso, perché noi non ci conosciamo, miei cari, non conosciamo noi stessi. Noi pensiamo di conoscerci, ma non ci conosciamo, solo Dio ci conosce. Ecco che allora Pietro non deve avere sicurezza in se stesso, ma lui si deve affidare a Gesù. E per la terza volta lui gli deve dire: Mi ami? E allora Pietro gli deve dire: Signore, tu sai ogni cosa, tu mi conosci. Ecco che allora a questo punto pasci i miei agnelli. Gesù che corregge Pietro, come lo fa? Con dolcezza, con mansuetudine. Quanto è importante imparare da Gesù. Nel comportamento di Gesù nei riguardi di Pietro vediamo il grande pastore che riconduce a sé la pecora errante. La sua disciplina fu sempre a scopo di correzione. Questa è la correzione di Gesù, fatta con mansuetudine, fatta con dolcezza, che trasmette amore. E anche riguardo al suo traditore, cioè a Giuda, Gesù biasima dolcemente il suo traditore. In Matteo al capitolo 26, versetti che vanno dal 48 al 50, è scritto: Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: Quello che bacerò è lui, prendetelo. E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse: Ti saluto, maestro. E gli diede un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: Amico, che cosa sei venuto a fare? Allora avvicinategli, gli misero le mani addosso e lo presero. Gesù vede Giuda che gli sta andando incontro. Gesù già lo sapeva quello che Giuda aveva fatto e cosa stava ancora facendo nei suoi riguardi. E come lo accoglie Gesù? Non è che lo spinge dicendo: Vattene via, Giuda, io lo so. Che cosa vuoi fare? Mi stai tradendo? No. Gesù lo accoglie e come lo chiama? Amico. Ecco la mansuetudine di Gesù. Gesù che biasima dolcemente il suo traditore. Cosa avremmo fatto noi, miei cari? Cosa avremmo fatto noi nei riguardi di Giuda? Gesù, ripeto, lo accoglie. E con mansuetudine e con dolcezza lo chiama amico. Ancora in Luca al capitolo 23 al versetto 34, Gesù nella sua mansuetudine prega e ha compassione per i suoi carnefici. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. Ecco che Gesù mette in pratica quello che precedentemente lui aveva insegnato sul Monte delle Beatitudini. In Matteo al capitolo 5, versetto 44, Gesù insegnava: Benedite quelli che vi perseguitano, pregate per quelli che dicono male di voi e vi perseguitano. Gesù stava intercedendo e stava pregando per i suoi carnefici sulla croce, nel momento che era inchiodato sulla croce. Gesù metteva in pratica quello che lui aveva insegnato precedentemente. Ecco la mansuetudine di Gesù, miei cari. Gesù che ha dimostrato con la sua mansuetudine che cosa significa, ripeto, avere tutte le altre virtù che è la benignità, la gentilezza, la bontà, la rettitudine, la dolcezza, la mitezza, la pazienza e l'umiltà. Questa è stata la mansuetudine praticata da Gesù.
E oggi noi, ripeto, siamo chiamati a praticare la mansuetudine, miei cari. Ecco, quante cose si fanno attraverso la mansuetudine. Ad esempio, l'Apostolo Paolo ci dice che noi attraverso la mansuetudine riusciamo a sopportarci gli uni e gli altri. Se non c'è mansuetudine, non c'è spirito di sopportazione. In Efesini, al capitolo 4, al versetto 2. Paolo dice: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri nell'amore. E allora, vogliamo sopportarci gli uni e gli altri? Abbiamo bisogno di queste virtù, la mansuetudine, la virtù delle virtù. E ancora, che cosa si fa attraverso la mansuetudine? Si dà la vera testimonianza. In Filippesi al capitolo 4, al versetto 5 è scritto: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Oggi noi aspettiamo il ritorno di Gesù. Gesù che ci ha promesso che è andato a prepararci un luogo e che ritornerà e ci accoglierà. Nel frattempo noi dobbiamo dare la testimonianza, miei cari. E allora come la dobbiamo dare questa testimonianza? Ecco che l'Apostolo Paolo dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Gli uomini, miei cari, non vogliono ascoltare, vogliono vedere. Le persone vogliono vedere se noi realmente siamo i seguaci di Gesù. E come lo possiamo fare? Attraverso la mansuetudine. In Colossesi al capitolo 3, al versetto 12, l'Apostolo Paolo, parlando della mansuetudine, la definisce il vestito elegante del cristiano. Vestitevi dunque come eletti di Dio e diletti dei visceri e di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. L'abito d'eccezione, l'abito quello eccezionale del cristiano qual è? La mansuetudine. Ecco che Paolo dice: vestitevi dunque come eletti di Dio. E noi rappresentiamo Gesù su questa terra, miei cari. Siamo i suoi ambasciatori. Ecco che dobbiamo vestirci della mansuetudine. Quanto è bello quando siamo vestiti, eleganti, che facciamo una bella figura presentandoci davanti alle persone. Ci teniamo a fare una bella figura. Ecco, così dobbiamo rappresentare, miei cari, Cristo Gesù con l'abito della mansuetudine. Ecco che Paolo, ripeto, dice: vestitevi dunque come eletti di Dio. Come? Con la mansuetudine. E ancora, in Prima Timoteo al capitolo 6, versetto 11, tra tante cose che l'uomo di Dio deve ricercare, non deve mancare la mansuetudine. Attenzione a quello che dice Paolo a Timoteo: ma tu, uomo di Dio, fuggi da queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. La mansuetudine che va ricercata perché ci rende capaci anche di riuscire a fuggire le cose che ci tentano e ci vogliono allontanare da Dio. Ecco quanto è importante che noi ricerchiamo tra tutte le virtù come la pazienza, la fede, l'amore, la virtù della mansuetudine. E ancora, la mansuetudine ci permette di operare bene. In Giacomo, al capitolo 3, al versetto 12, è scritto: chi è savio e intelligente fra voi, mostri la sua buona condotta con le sue opere fatte. Come devono essere fatte queste opere? Con mansuetudine e sapienza. Ecco che le opere, quelle che glorificano veramente Dio, sono le opere fatte con la mansuetudine, perché abbiamo detto che è lo scrigno contenente tutte le altre virtù: la bontà, la dolcezza, l'umiltà, la pazienza. Quanto è importante che noi rappresentiamo Gesù, che abbiamo l'abito della mansuetudine. Quanto è importante che noi operiamo con Gesù nella mansuetudine. In Prima Pietro, al capitolo 3, al versetto 15, la mansuetudine permette anche che noi santifichiamo il nome di Dio.
Nel Padre nostro Gesù ci insegna, sia santificato il tuo nome. E allora come possiamo noi santificare il nome di Dio? Ecco che Pietro ci dice, anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazioni della speranza che è in voi, come? Con mansuetudine e timore. E allora vuoi santificare veramente il nome di Dio, fallo con mansuetudine. Nel momento che tu praticherai la mansuetudine, tu santificherai il nome di Dio. E ancora, la mansuetudine ci permette anche di ammaestrare. In Seconda Timoteo, al capitolo 2, versetti dal 24 al 25, ora il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto a insegnare paziente, correggendo con dolcezza quelli che contraddicono, come ammaestrando con mansuetudine gli oppositori. Ecco allora come dobbiamo rispondere a coloro che si oppongono, coloro che diciamo che sono ostinati, che non vogliono ascoltare. Non contendendo, dice l'Apostolo Paolo, ma ammaestrando con mansuetudine gli oppositori. Gesù cosa faceva con gli oppositori? Dimostrava mansuetudine. Ecco perché la vera mansuetudine ammaestra, miei cari. Ecco quante cose si fanno attraverso la mansuetudine. Si ci riesce a sopportare gli uni gli altri, si dà la vera testimonianza. È l'abito elegante del cristiano, è qualcosa che va ricercata per fuggire contro la tentazione, ci permette di fare le opere buone, si santifica il nome di Dio e possiamo anche ammaestrare, come ha fatto Gesù. Ecco, ma come possiamo ricevere e coltivare questa virtù che abbiamo detto che è un qualcosa che non possiede l'uomo, ma è un qualcosa che viene da Dio? Gesù, come abbiamo letto prima, dice: venite a me, imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. Ecco che allora abbiamo bisogno di essere in costante comunione con Cristo Gesù per imparare da Lui, per ricevere da Lui la mansuetudine. Leggo alcuni brani scritti da Ellen White sul libro Gesù sul Monte delle Beatitudini, proprio nel capitolo dove si parla della mansuetudine. Dice che imparando da Gesù la vera mansuetudine, questo ci permette di vincere la rabbia e l'orgoglio. Attenzione a quello che scrive. Coloro che hanno capito di avere bisogno del cielo, coloro che hanno sperimentato la sofferenza a causa del peccato e hanno condiviso la sua afflizione imparando la mansuetudine del Maestro, quando siamo trasformati e la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, chi ci manca di rispetto o di attenzione non ci ferirà, saremo sordi e ciechi alla vergogna e agli insulti. Quanto è importante imparare la mansuetudine di Gesù. Perché? Perché ci renderà ciechi e sordi alla vergogna e agli insulti. In poche parole, riusciremo a vincere la rabbia e l'orgoglio, miei cari. E allora come si vince la rabbia? Come si vince l'orgoglio? Imparando la mansuetudine di Gesù. E ancora, sempre dallo stesso libro, se la stessa mansuetudine di Gesù si manifesterà in famiglia, tutti sono felici. Vogliamo rendere la nostra famiglia felice? Impariamo la mansuetudine di Gesù. Non c'è spazio per le contese e le risposte stizzose. I temperamenti eccitabili si placano, si diffonde ovunque una pace che tutti possono percepire. Mamma mia, quanto è bella la mansuetudine di Gesù! Permette all'intera famiglia di vivere felice e non solo di vivere felice.
Ancora lei aggiunge, quando regnano questi sentimenti, la famiglia terrena è unita alla grande famiglia del cielo. Signore, dammi questa mansuetudine, unisci la mia famiglia alla famiglia del cielo. Questo quando avviene questo? Quando noi impariamo la mansuetudine di Gesù. Ecco, concludo questo tema, un tema che potrebbe andare per oltre ore e ore ancora potremmo parlare della mansuetudine. In Matteo capitolo 5, al versetto 5, noi che stiamo aspettando con impazienza il ritorno di Gesù che ci deve portare veramente a casa e avremo un premio, quello di possedere, ecco, per sempre che cosa? Quello che Gesù ci ha detto. In Matteo al capitolo 5 al versetto 5, beati mansueti, perché? Perché essi erediteranno la terra, ma non la terra che abbiamo oggi, miei cari, la terra che aveva Adamo prima del peccato, ecco quella terra gloriosa, dove non ci sarà più sofferenza, dove non ci sarà più lacrime di dolore, dove non ci sarà più la malattia, dove non ci saranno più le guerre, dove non ci sarà più spargimento di sangue, dove non si invecchierà, dove non ci sarà la morte. Ecco quella terra dove si regnerà pace e giustizia e felicità. Questa è quella terra che erediteranno coloro che sono mansueti. Vogliamo essere uomini e donne come Gesù? Impariamo da Gesù. E riceviamo da Gesù la sua mansuetudine. Questo è il mio desiderio per me, per te, per tutti noi, affinché si possa realizzare questa promessa di Gesù, che un giorno saremo tutti quanti con lui nel regno di Dio. Che il Signore ce lo voglia concedere nella sua grazia ad ognuno di noi. Amen. Vogliamo inchinarci per pregare? Signore Dio, veniamo a te nel nome di Gesù per ringraziarti per ogni tua benedizione. In primo luogo hai dato Gesù a morire per i nostri peccati, che attraverso di lui abbiamo redenzione, santificazione e vita eterna. Signore, grazie anche della possibilità che mi hai dato di potermi esprimere e di dare questo messaggio, fa che possa portare frutto per la vita eterna. Signore, fa che possiamo ricevere da te e imparare da te la mansuetudine, che è la virtù delle virtù. Aiutaci attraverso il tuo Santo Spirito affinché possiamo essere strumenti nelle tue sante mani. Rimani con noi, rimani con la tua Chiesa, rimani con il tuo popolo, per amore di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Bene, in santo raccoglimento invochiamo la benedizione del Signore. L'Eterno ti benedica e ti guardi, l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, l'Eterno rivolga verso te il suo volto e ti dia la pace. Amen. Un felice sabato a tutti voi, alla prossima. Che il Signore ci benedica.